Ciao ragazzi, benvenuti in questo primo tutorial per preparare Blender per iniziare a modellare il 3D in modo semplice ma anche molto divertente. Infatti, in questa puntata di questo video tutorial andremo a parlare di come mettere la base, ossia come creare un multimateriale, ossia un unico materiale che ci permette di colorare tutta la nostra geometria che andiamo a fare. Quindi penso che andremo a fare una macchinina molto, molto semplice nel prossimo tutorial. E come poi andare a fare le booleane in modo facile. Booleane vuol dire fare un foro all'interno a un'altra geometria, quindi ho un cubo, voglio fare un foro all'interno del cubo, si usano le booleane. E andremo a usare una tecnica che viene usata anche nella modellazione ad alta definizione, quindi per lavorare in speculare, ovvero in modalità specchio. Io faccio un lato e automaticamente attivo l'altro lato. Quindi andiamo a fare la configurazione. Per il tutorial di come andremo a realizzare poi l'oggetto, lo vedremo nella prossima puntata. Per il momento accendete Blender e partiamo con il divertimento. La cosa semplice, ovviamente, che devo fare io per voi è attivare subito Screencast in modo che vedete cosa vado a premere io. In Blender ci sono molte impostazioni che si possono già presenti in Blender. Questa cosa qui voi non l'avete, serve a me per raccontarvi dove muovervi e cosa vado a premere, però ci sono molte funzioni già all'interno di Blender che basta andare ad attivare. Ad esempio, la prima funzione che andiamo a attivare la trovate sotto Edit, andiamo sotto Preferenze, sotto Add-ons e cerchiamo Auto Mirror. Io l'ho già attivata, basta cliccare qui e automaticamente si attiva. È già presente all'interno di Blender, quindi non dovete preoccuparvi di scaricare niente. Oltretutto, se è necessario, c'è anche tutta una documentazione che spiega il funzionamento. Poi, come va usato, lo vedremo nel prossimo tutorial quando andremo a utilizzare proprio a realizzare la macchinetta. Adesso ci concentriamo solo su questo. Seconda cosa, vi dicevo, multimateriale. Senza impazzire per fare un materiale per i vetri, poi andare a spaccare il modello che creiamo e andiamo a fare la macchina, il vetro, il faro. Per iniziare lo facciamo in modo divertente, con un unico oggetto nella scena. Avremo vetri, ruote, fari, targhe, tutto quanto, e potremo definire una sezione di colore come vogliamo. Quindi, per prima cosa, andiamo qua su in alto, andiamo a creare un materiale unico, semplice. Quindi andiamo sotto Shading, cliccando qui, mamma mia, si apre un mondo che bisognerà approfondire mille, mille volte se vogliamo andare nel dettaglio di come sono i materiali. Però in modo molto facile noi a questo cubo andiamo a creare per questo cubo un materiale semplice, ma che ci cambierà la vita, soprattutto nelle prime fasi di utilizzo di Blender, andando proprio a giocare con Blender, creando quindi gli oggetti. Aggiungiamo un nuovo materiale, si apre questo si chiamano nodi che ci permettono di creare i materiali, quindi con Shift A, scusate, riattivo Chromecast, così Screencast, perché così quando cambio finestra non si vede, si disattiva. Ok, and now funziona. Maschera menu. Allora, dicevo, Shift A, texture, andiamo ad inserire una image texture, ossia un'immagine che poi io vi metterò disponibile via link sul commento. Andiamo ad aprire questa materiale come ci serve a noi, quindi questa immagine, se vogliamo vedere le anteprime, questo è la texture che andremo a utilizzare e vedrete che magia fa questa texture qui. La apriamo. Una volta aperta, forse ho cambiato il percorso, chiedo scusa, vado a vedere. Open Image, oh, eccola qui, non avevo cliccato correttamente. In questo modo qui, vedete, ogni tanto ci si sbaglia, sto organizzando ancora tutte le cartelle per i file, quindi vado a spostare, mi salta nel scorciatoio, scusatemi. Come vedete, in questo momento questo materiale non è utilizzabile così. Basta andare su Linear, andare su Closet e per magia lui diventa così. Ora, quando andremo a modellare, prima di tutto gli diamo un nome e lo chiameremo Multimaterial, mi piace molto questo multimaterial perché veramente ci semplifica tantissimo le cose. Quando ho scoperto come utilizzarlo,
ha fatto in modo che Blender diventi veramente divertente proprio nella fase di modellazione, quando sto pensando a cosa costruire, o magari quando ho intenzione di mettere le basi per fare un giochino, cose del genere. Ora andiamo sotto UV Editing. Perché UV Editing? Perché andremo a modellare qui, perché a sinistra mi si aprirà questa, rimane aperta questa finestra che ci permette poi in modo semplice di cambiare il colore. Vi faccio vedere a cosa serve questa qua, e poi nel prossimo tutorial andremo a realizzare questa macchinetta o qualcosa già è divertente, facendo cose complesse in modo molto molto semplice però. Allora, come funziona questo multi-material? Ve lo faccio vedere perché è una figata pazzesca, c'è poco da fare, io mi sono innamorato di questa cosa qui. Entrando in Edit Mode, ma prima devo cambiare schermo, riattivare il mio screencast. Ok, vediamo se funziona. Perfetto, funziona. Per entrare nella modalità modifica di Blender si va col tasto Tab, e quindi, oppure andando a cliccare nel mio tendino qua sopra in Edit Mode. Object Mode è l'oggetto, quindi devo spostare l'oggetto. In Edit Mode vado a modificare le varie funzioni che ci sono, quindi i vertici, gli edge, posso spostarli, oppure direttamente le facce, come vedete qui su in alto, posso definire cosa andare a spostare. Ma mettiamo il caso che io voglio avere più colori su questo cubo in modo più uniforme, diciamo, non tutti i quadratini come vediamo ora. Non faccio altro che con A selezionare tutto, vado nella finestrella qui a sinistra, premo ancora A, premo il tasto S che sta per scale 0, invio. Ora, se io vado a zoomare un attimino qua, vedrete che c'è un puntino. Lui in questo momento sta facendo un mix di colori, giusto? Se noi andiamo a selezionare questa cosa qui, che è anteprima dei materiali selezionati, ora che ho selezionato, ho fatto questa magia, io posso ad esempio avere il cubo grigio con la faccia, qui la mettiamo blu, poco blu, diciamo, anzi basta, usciamo la modalità, ed ecco qui, voglio aggiungere un altro colore su un'altra faccia, non faccio altro che fare questo, vedete, giallo, e abbiamo il nostro cubo così. Una cosa che potrebbe essere utile anche per non dover rifare ogni volta questo passaggio qua, eccetera, 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 è cancellare il cubo. Mettiamo un cubo di riferimento vuoto in mezzo, perché partire col cubo, non si parte un progetto senza cubo. È sempre comodo avere un cubo in prima visualizzazione. Lo odiavo il cubo nei miei primi tutorial, quando anni fa cercavo di capire il funzionamento di Blender. Ora me ne sono innamorato. Non si può partire con Blender senza il cubo. Per fare in modo e avere questa impostazione già di default, quindi già il materiale salvato appena aprite Blender, c'è una cosa molto bella che si chiama Default Save Startup File. Questo vi permette di avere Blender che funziona direttamente, si apre Blender direttamente con la configurazione fatta. Scusa, stavo pensando, non mi serve salvarlo. Io vado, apro Blender e automaticamente mi ritrovo già il mio materiale inserito già nella schermata che mi serve, e posso bello che bello partire. Prima di terminare questa parte di tutorial, questo tutorial per iniziare a modellare, voglio farvi vedere anche l'auto mirror a che cosa serve. Allora, per fare ciò andiamo ad aprire le funzioni qua in Tools, devo essere in Edit Mode, non so se mi è attivato. Ah sì, perfetto, sotto Edit, scusate. Auto Mirror lo taglia già a metà il cubo. Questo ci permette di andare subito a lavorare in questo modo qui. Praticamente mi vado a spostare, scusate, a spostare all'interno della scena della faccia che voglio, mi porta anche all'altra parte, quindi me la fa speculare dall'altra parte. Questo poi andremo a vederlo nel dettaglio nel prossimo tutorial. Vado a selezionare la faccia, ad esempio voglio inserire, anzi facciamo così, voglio inserire un'altra cosa qui, un'altra qui, vado a selezionare la mia faccia, quindi con 3 ovviamente. Non si è attivato screencast, non potete vedere cosa vado a premere, non succederà durante i tutorial specifici.
vado a prendere la faccia, faccio un'estrusione, porto su, automaticamente mi si sta creando la macchinetta senza tanta fatica e andremo a farlo proprio specifico specifico. Ovvio che direte, ma che schifo di macchina, vedrete che poi durante il tutorial di come andremo a creare questa macchina qua sarà molto divertente vedere questo pezzo di primo progetto nascere direttamente dalle nostre mani. È divertentissimo. Oltretutto adesso io basta che vado ad aggiungere il materiale e posso già farvi vedere cosa significa avere il materiale dinamico. Seleziono tutto, seleziono qua tutto, faccio 0, scalo 0, invio, voglio la macchina bella rossa, vado a prendermi la finestra, gli dico G, dammi la finestra blu della macchinina e via dicendo, e andremo a realizzare questa prima macchinina in modo molto semplice, molto rapido, proprio per specifico, proprio per i videogiochi, in modo che sia molto leggera, molto dinamica. E ci sono poi una serie di trucchi che andrò a spiegarvi, come poter andare a allineare i vertici in modo rapido senza impazzire, vedete, adesso perfettamente dritto, e ci permette di semplificare moltissimo il lavoro che andiamo a fare. Ragazzi, vi aspetto nel prossimo tutorial e andremo a creare completamente questa macchina. Questo è solo un tutorial per vedere come verrà utilizzato Blender, avere l'impostazione già pronta e quindi stay tuned, al prossimo tutorial partiremo a zero, già con l'impostazione, già pronti per partire con questa impostazione e andare a realizzare il nostro primo oggetto già pronto e divertente da mettere magari in futuro in qualche motore di rendering come di game engine come Unity o Unreal. Quindi vi aspetto sul mio canale, GDF Tutorials. A presto e buon divertimento!